Muscolare, come stai? Sei pronto per Bergamo? Sì, sono pronto. Questa tosta ha fatto bene per me perché ho ripreso bene e adesso sto allenando normale con il gruppo e sto pronto sì per Bergamo. Senti, prima dell'infortunio hai giocato due partite, hai giocato molto bene. Cosa è cambiato rispetto all'inizio della stagione? Sì, ho giocato tre. Sono tre. È cambiato questa l'intesa di squadra, penso. La squadra adesso gioca di più. Abbiamo cambiato anche la nostra mentalità e questo è importante, dobbiamo continuare così. Senti, adesso arrivano delle partite importantissime, il derby, la Juve. Avete un po' la sensazione che vi giocherete tanto di questa stagione con queste partite? Sì, penso che questo mese è quello più importante. Sono finale per noi e dobbiamo puntare a vincere tutte le partite. Avete già iniziato a pensare al derby visto che questa manifestazione è tutta proprio giornata? È vero, però abbiamo domenica l'Atalanta e dobbiamo pensare partita a partita. L'Atalanta che un po' assomiglia anche a Sassuolo dell'anno scorso, una squadra di abbastanza di paura? No, paura non dobbiamo avere mai su nessuna squadra perché una squadra fortissima, però abbiamo il rispetto perché l'Atalanta è una squadra forte e dobbiamo andare lì e giocare per vincere. Emerson Strappon ha detto che dovete vincere il campionato e anche l'Europa League. Tu sei d'accordo con lui? L'obiettivo è vincere l'Europa League e anche lo scudetto? Sì, è vero, e ce l'hai anche la Coppa Italia. Dobbiamo puntare tutte e tre le competizioni perché sappiamo della nostra qualità. Il tuo obiettivo personale per questa stagione è cercare di mettere sempre più in difficoltà il mister. Siete in tanti, adesso torneranno anche l'infortunio, tornerà a lui. L'Emerson Palmieri che abbiamo visto prima dell'infortunio è un Emerson Palmieri che può mettere in difficoltà il Spalletti. Sì, penso che ho fatto bene in queste tre partite, però posso fare ancora meglio. Sto lì per aiutare la squadra come altri e questo è la mia vita, tra diciamo e fare questo con il cuore. Facciamo l'ultima? Ok, va bene, grazie.